Ciao YouTube e ciao YouTubers, benvenuti in questo nuovo piccolo velocissimo video, giusto per farvi vedere che non serve troppa strumentazione, troppo equipaggiamento per fare delle foto discrete di paesaggio. Come potete vedere qui c'è la mia XT2 con il Tokina 1120 2.8, il tutto poggiato sul Manfrotto Pixie. Quando trovate un'inquadratura figa potete realizzarla anche con un cavalletto così piccolo. Effettivamente il peso dell'obiettivo sbilancia un po' la macchina, quindi fa fatica a stare in piedi, a stare in equilibrio la macchina in questo momento, però devo dire che per un viaggio tipo quello che sto facendo io è l'ideale, piuttosto che portarmi dietro tonnellate di cavalletti che pesano tonnellate, appunto, che lo ripeto a fare. Comunque, davanti al Tokina c'è un filtro ND1000 della Hoya, ve lo faccio vedere subito, che sarebbe questo qua. Per chi non è pratico di fotografia di paesaggio, un filtro a densità neutra, ND, neutral density, consente di aumentare il tempo di esposizione anche in pieno giorno per far venire quell'effetto seta al mare, ai corsi d'acqua, eccetera eccetera. Vabbè, fa caldo, facciamo la foto. In questo momento la macchina è impostata a ISO 200 f tipo 32, che è il massimo diaframma che si può ottenere sul Tokina, perché siamo in pieno giorno, sono le 12 di mattina, quasi le 12, e 8 secondi di scatto. Andiamo a premere il pulsante e poi vediamo la foto. Bisogna aspettare 8 secondi. Ok, questa è la foto che abbiamo scattato. Non so se siete riusciti a vedere bene la foto sullo schermo della Fuji, ma ovviamente ve la metto in sovraimpressione come i migliori programmi anni 80 della TV commerciale di Berlusconi nel video. Se anche voi siete interessati a migliorare la fotografia di paesaggio, restate sintonizzati sul mio canale per avere altri consigli. Che cosa? Va bene, per questo video era tutto, ci vediamo al prossimo, ok? Ok.